anche molto importante, secondo me. A me almeno mi ha insegnato un sacco di cose e penso che da grande farò volontariato. Raccontare il mondo del volontariato attraverso la curiosità dei bambini ci è riuscito bene. Il progetto Giornalisti per i bambini raccontano il volontariato, promosso dalla delegazione CESVOT di Arezzo in collaborazione con il Comune, nato per diffondere la cultura della solidarietà e promuovere lo scambio tra scuola, associazioni e mezzi di comunicazione. Si farà un video e uno spot dove voi sarete dei testimonial in qualche modo del volontariato, e quindi voi promuoverete l'idea di volontario di aiuto a tutta Arezzo, e non solo, perché noi siamo molto 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 ambiziosi e sappiamo che con i potenti canali del CESVOT questo messaggio andrà sicuramente in tutta Italia. Un progetto partito a settembre con gli incontri nella classe quinta della primaria di Giovi Pier Tommaso Caporali e nelle redazioni, compresa quella di Arezzo TV, per la preparazione di una vera e propria scaletta di domande rivolte appunto alle associazioni in una vera conferenza stampa. Come può un sorriso aiutare un malato? Un sorriso può aiutare il malato perché quando si sorride dentro di noi avviene una specie di magia. Praticamente si sviluppano le endorfine, che queste fanno sì che una persona sta meglio. Il progetto ha avuto il suo epilogo al Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la premiazione dei protagonisti, i bambini, la scuola e le testate giornalistiche, ma soprattutto la proiezione del cortometraggio che racchiude questi momenti in cui i bambini sono diventati giornalisti veri e hanno imparato il valore e l'importanza del volontariato. Dal progetto è nato anche uno spot che farà il giro delle TV e del web, portando il messaggio del CESVOT in giro per il mondo. La nostra vita è fatta di fili colorati che si uniscono tra di loro. I fili sono le nostre radici. Arrivano lontano, lontano e ci uniscono sempre di più. Noi siamo come alberi, posati sulla terra, ma con le fronde rivolte al cielo. Il cielo della solidarietà.